Amici di RPG World, bentornati in questa terza e ultima sfida tra il mazzo Hold the Line, mono bianco umani, e il mazzo My Little Pod, tricolore, verde, nero e bianco, che utilizza la sinergia di Melira la Reietta, i cromini da cucina e il Viscerasir per generare una combo di vita infinita, e l'omicida dal berretto rosso al posto del cromini da cucina per generare danni infiniti. Primo turno per l'Hold the Line, che tappando un mana bianco utilizza il pugnale damaschinato, che è un equipaggiamento che è lui che ha un mazzo di tutti umani, gli permetterà di potenziarlo con un bel più 3 più 0. Mentre My Little Pod utilizza una Fetchland, perde un punto vita e con la foresta che si è andata a cercare ci evoca un Uccelli del Paradiso. Nel secondo turno invece Hold the Line evoca il Paladino Concorde, una 3-1 con Grid di Battaglia. Nel secondo turno My Little Pod invece utilizza due mana per evocare la Sacerdotessa di Sutura e tira giù una terra che è fondamentalmente una fetchland che non fa pagare punti vita quando la si evoca, ma quando la si sacrifica, ma fa entrare la terra tappata, ed è per questo che My Little Pod la utilizza nel turno dell'avversario per sfecciare. Nel turno invece di Hold the Line utilizza due mana per tirare giù Onore dei Puri, che darà più uno alle sue creature bianche, e dopodiché attacca col suo Paladino Concorde portando a 15 punti vita i punti vita dell'avversario My Little Pod. Terzo turno per My Little Pod, che utilizza 4 mana per evocare il Rangers di Eos, una creatura che permette quando entra nel campo di battaglia di cercare nel grimorio due creature a costo 1 o meno e metterle in mano, chiaramente rivelandole. Il My Little Pod rivela che ha scelto due Viscerasir, che appunto servono per la famosa combo di vita infinita o di danni infiniti. Hold the Line invece nel suo turno, utilizzando 3 mana, evoca l'incantesimo Anello dell'Oblio per esiliare il Rangers di Eo e attaccare brutalmente col suo Paladino Concorde, che viene fermato e bloccato dalla creatura dichiarata bloccante Sacerdotessa di Setura, che ahimè, vista la potenza del Paladino Concorde, schiatta. Adesso è il turno di My Little Pod, che utilizza due creature insieme fondamentalmente, la Testimone Eterna, che permette quando entra in gioco di prendere una creatura dal cimitero, e con il mana nero restante evoca un Viscerasir che si era precedentemente preso grazie all'abilità del Rangers di Eos. Hold the Line invece nel suo turno tappa 2 mana per equipaggiare il pugnale damaschinato e gli altri 2 mana per mettere una bella schiavitù della fede sopra alla Testimone Eterna, che quindi non potrà più né bloccare né attaccare. L'attacco viene parato con il Viscerasir, che muore e va nel cimitero. Nel suo turno My Little Pod evoca i crumiri da cucina, che daranno 2 punti vita quando entrano in gioco, e con il mana restante tira giù un altro bel Viscerasir. Nel turno di Hold the Line invece viene evocato il Field Hunter, una creatura che quando entra in gioco permette di esiliare un'altra creatura, e quando uscirà dal gioco la creatura che aveva precedentemente esiliato tornerà nel campo di battaglia. Riattacca con il Paladino Concorde e viene ribloccato nuovamente con un Viscerasir. Tappando tutto il mana disponibile, My Little Pod evoca e tira giù la Melma Acida, che distrugge l'incantesimo Anello dell'Oblio che aveva precedentemente esiliato il Rangers di Eos. Distruggendo questo incantesimo, il Ranger di Eos torna nel campo di gioco riattivando la sua abilità, e permette così a My Little Pod di ripescarsi 2 creature a costo 1 o meno dal grimorio, rivelarle all'avversario e mettersele in mano.
Hold the Line non gradisce, e con un altro Field Hunter riesilia il Rangers di Eos. Una mossa a mio parere un po' azzardata, perché adesso se in qualsiasi momento quella creatura ritorna in gioco, parlo del Ranger di Eos di My Little Pod, rifarà lo stesso lavoretto caricando di creature fondamentalmente il mazzo My Little Pod, che vediamo che inizia a tirare giù bel po' di roba. Ha tirato giù un Uccelli del Paradiso, un Disherazir, una Sacerdotessa di Sutura e anche un Emissario Viridiano. Lanciando prima la Sacerdotessa di Sutura riesce a guadagnare 3 punti vita e ad arrivare a 19, scusatemi, 2 punti vita ed arrivare a 19 punti vita totali. Nel turno di Hold the Line attacca con i suoi Field Hunter, che sono ben più cicciosi e grossi delle creaturine di My Little Pod. Decide di parare con un Emissario Viridiano e con la Sacerdotessa di Sutura. Le sue due creature muoiono, ma l'Emissario Viridiano, quando muore, ricordo che ti permette di cercare una terra base e metterla in gioco tappata, e quindi si va a cercare una pianura. Nel turno invece di Hold the Line, oltre ad aver attaccato, evoca anche una creatura che permette se scende giù una creatura con forza pari o inferiore a 2 pagando un mana bianco di pescare una carta. Nel turno invece di My Little Pod si tira fuori il Sun Titan e quando entra in gioco a Vigilance, è una 6-6, quando entra in gioco o attacca permette di ricercare una e rimettere in gioco una creatura con costo pari o inferiore a 3 dal cimitero. Vediamo adesso nel turno di Hold the Line cosa si inventerà per fronteggiare questa brutta situazione. Vediamo che decide di attaccare con i due Field Hunter. My Little Pod decide di difendersi con Melmacide e con un Sun Titan. Il Sun Titan uccide il Field Hunter, quello che esiliava il Ranger di Eos. Ecco che riparte quindi l'abilità del Ranger di Eos di andare a cercare due creaturine, e il My Little Pod bello bello se le va a prendere dal Grimorio e se le mette in mano. Ha mana a sufficienza per scatenare un po' quello che vuole. Vediamo adesso cosa ci combinerà. Ricordiamo, Hold the Line ancora 20 punti vita, non ha sofferto per niente gli attacchi di My Little Pod, che tira giù un Birthing Pod, una capsula della Genesi, la tappa immediatamente sacrificando, supponiamo noi, eccolo infatti, un Uccelli del Paradiso per andarsi a cercare una creatura, anzi un Viscerasir utilizza, per andarsi a cercare una creatura a costo 2. Chiaramente si tratta di Melira la Reietta. Adesso abbiamo 2/3 della combo di vita o danno infinita in gioco. Al prossimo turno, se si attacca col Sun Titans, che in teoria ha Vigilance, quindi non necessita nemmeno di tappare, ma viene bloccato con il Paladino Concorde, che era anche lui una bella bestia in attacco, sicché si uccidono entrambi. Però che cosa succede? Siccome il Sun Titan attaccando fa rimettere una creatura in gioco, si è scelto di rimettere come creatura in gioco la Testimone Eterna, che ha la sua stessa abilità di riprendere in mano una creatura dal cimitero, e ovviamente si è ripreso in mano nuovamente il Sun Titan. Riattacca con tutto quello che ha Hold the Line, si decide di parare My Little Pod e difendere con la sua Testimone Eterna e un Uccelli del Paradiso. Ha adesso una Melira e un Viscerasir, non gli resta che sacrificare, che potrebbe sacrificare? Deve sacrificare qualcosa a costo 3. Ah, ecco subito. Rievoca il Sun Titan, come entra in gioco gli fa rientrare dal campo di battaglia Testimone Eterna. La Testimone Eterna fa riprendere una creatura e si è ripreso dal cimitero la Sacerdotessa, che costa 2, viene spoddata con il Birthing Pod per andare a cercare una creatura a costo 3, ed ecco qua che scende giù i crumini da cucina che generano vita infinita. Fa vedere Hold the Line che c'aveva bello pronto un'ira di Dio, ma non si è fidato di usarla al turno precedente perché credeva che non ce l'avrebbe fatta il My Little Pod a scatenare la,
la propria combo, ma così non è stato. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che nella descrizione del video troverete i link delle decklist dei mazzi che si sono affrontati e inoltre gli altri due link per vedere i restanti match round non indicizzati su YouTube. Buona visione!